l'hai seguita con più da vicino. Un piccolo particolare, un piccolo dettaglio, che, ma è veramente un dettaglio. Quella determinazione con la quale si è abbassato quel costo di oltre 10.000 euro, qualcosa in più, è stata successiva, sì, è stata successiva a una mia richiesta verbale durante tante riunioni che a me si è avuti per questa vicenda, che è stata una condizione che ho posto per il proseguimento del servizio, perché a noi quello che interessava era quello di non interrompere il servizio, e chiaramente era una contrattazione che si andava a fare anche con una forzatura, perché è chiaro che per cercare poi di assicurare quel servizio, di avere una soluzione di continuità per assicurare il servizio e per assicurare anche il passaggio dei dipendenti all'altra azienda, si è come dire protratta per così tanto tempo, e ahimè si sta ancora protraendo, visto che alla evidenza pubblica non ha partecipato nessuno. L'invito alla negoziazione, alla procedura negoziale, praticamente 20 inviti, non ha partecipato nessuno. Sono felice di apprendere che ce n'è un'altra, ripeto, spero che ce ne sarà un'altra ancora domani, perché a noi, onestamente, di chi deve svolgere il servizio, credo che interessa veramente poco, non interessa il servizio, e sono degli atti puramente di gestione, e ho la buona abitudine, e abbiamo la buona abitudine, di non interferire in quegli atti lì, sulle procedure di affidamento dei servizi, perché non ci compete, noi diamo un indirizzo e ci manteniamo ben distanti. Quella volontà di affidare, anche quando ancora non era obbligatorio, alla stazione unica appaltante, era un segnale anche che andava in questa direzione. Ci poteva interessare veramente poco quella che era la gestione degli appalti, a noi quello che interessava era l'indirizzo. Sì, io comincio con rispondere innanzitutto in relazione alla determina a cui faceva cenno Giuseppe. Come ho già detto prima, non è una determina di affidamento di incarico a Fenzitur, ma è denominata determina a contrarre, e nella sostanza significa soltanto prendere atto del fatto che c'è una manifestazione di interesse da parte dell'impresa. Ora, alla luce di questa ulteriore manifestazione, o queste ulteriori, se davvero stamattina dovesse esserne arrivato un altro, quindi a questo punto se ne ce ne sono altre due, quindi un totale di tre, probabilmente andrà fatta un'altra determina o integrata questa, voglio dire, no? E adesso vedremo quale sarà, noi già ne parlavamo nei giorni scorsi anche con il segretario, vedremo adesso esattamente quale sarà la procedura da seguire. Probabilmente sarà quella di assegnare un termine a queste tre, a questo punto diciamo tre, a queste tre imprese, termine entro il quale dovranno far pervenire una loro offerta, chiaramente partendo dal bando che è stato pubblicato, cioè non si cambia di una virgola quel bando. Se l'intenzione dovesse essere quella di modificare una virgola di quel bando, bisognerà ripetere nuovamente le procedure di gara, cioè questo è chiaro, non perché è una nostra volontà, ma perché credo sia la legge a parlare chiaro sotto questo aspetto. Immagino che sarà questa, giusto, che stamattina, voglio dire, ne parlavamo anche in prefettura, esatto, quindi esatto, come se fosse una sorta di mini gara ulteriore. Esatto. Mi pare sia l'articolo 57, adesso mi ricordo il conto. Questa è un'offerta privata, diciamo, informale, nel senso che si può dare avanti. Nella terza fase, dopo praticamente l'evidenza pubblica, la procedura negoziata, che sono andate tutte e due deserte, la terza fase è la trattativa privata, che chiaramente può essere rispettata con quelle persone, quei soggetti che manifestano la volontà di interessarsi al servizio, solo per questo. Però segue le formalità della segretezza dell'offerta della gara di evidenza pubblica. Questo lo dico, colgo anche l'occasione anche per dare, diciamo, una risposta che per mancanza di tempo, sinceramente, non ho avuto modo di... C'è stata una non so se una nota, un comunicato stampa da parte del Movimento 5 Stelle che affrontava questa questione, parlava tra l'altro anche di questa determina, insomma,
anche con 5 stelle di vicino. E quindi anche con qualche illazione, sospetti eccetera, voglio dire, non è stato affidato alcun incarico ad alcune, voglio dire, men che meno si procederà in questa direzione, voglio dire. Tra l'altro, il fatto che questa impresa Fancy Tour sia direttamente o indirettamente riconoscibile alla stessa proprietà di Lucera Service, beh, non vedo quale sia lo scandalo, io non mi meraviglierei, né d'altra parte, no, ti ripeto, cioè, colgo l'occasione della tua interrogazione per replicare anche, diciamo, per fare un po' di chiarezza in generale sull'argomento, perché credo che non guasti, credo che possa fare soltanto del bene. Siccome se ne parlava anche stamattina in prefettura, non c'è assolutamente nulla di scandaloso, così come non c'è nulla di scandaloso se un'impresa, pur essendo stata invitata nella fase della procedura negoziata, ha inteso non partecipare in quella fase e adesso invece magari i nati fa comunque una sua presenza, una sua manifestazione di interesse. È assolutamente possibile, assolutamente legittimo, quindi non c'è nulla di cui meravigliarsi. Si fa riferimento anche ad un incontro tenutosi con Fancy Tour, con Colatuglio, con i dipendenti, sindacati e quant'altro. Beh, questo l'hanno raccontato a me alcuni dipendenti e ne ho avuto modo di parlare anche con l'impresa, con Lucera Service. Sembra, si è gridato allo scandalo, come l'assessore dell'incontro con i dipendenti non ne ha parlato, a di cosa dovevo parlare? Cosa dovevo tacere? Voglio dire, sono stati i dipendenti che me ne hanno parlato, me ne hanno raccontato. Quindi non capisco sinceramente, però adesso voglio tornare, anzi devo tornare all'interrogazione del consigliere Bizzarri. Stamattina con il prefetto diciamo che abbiamo rivisto un po' tutta la questione, l'abbiamo ripercorsa diciamo esattamente come hai fatto tu nell'interrogazione, quindi 220.000 km, 160.000 km, il personale, la clausola sociale e quant'altro. Si è evidenziato nuovamente quella che è stata l'intenzione dell'amministrazione, intenzione poi concretizzatasi nel momento in cui siamo andati a modificare il bando predisposto dalla precedente amministrazione, modifica che essenzialmente ha riguardato un solo aspetto, cioè, come dire, abbiamo inserito il discorso delle 16 unità, 21 unità, no? Sotto questo aspetto noi abbiamo inciso su quel banco, perché era la cosa che in qualche modo ci preoccupava di più. Tutto il resto si trattava di calcoli, di verifica dei costi, della manodopera, del chilometro, del carburante e quant'altro, tutti aspetti sui quali non è che avessimo nulla da dire, da aggiungere o da migliorare o da perfezionare. La cosa invece, l'unico aspetto sul quale abbiamo ritenuto opportuno incidere a tutela dei lavoratori, fermo restando chiaramente l'esigenza del servizio, era cercare di trovare il modo migliore per salvaguardare tutti e 21 i posti di lavoro. Questa è stata, diciamo, la motivazione per cui abbiamo inteso modificare il bando in quell'unico aspetto. Purtroppo la gara è andata come è andata, intendiamoci, non è ancora conclusa la procedura, quindi noi ci auguriamo che con una di queste tre imprese si riesca ad addivenire ad un contratto e quindi il servizio possa proseguire con una di queste tre aziende. Poi magari, che ne so, domani mattina ci troviamo ancora un'altra manifestazione interessata da parte di qualche altra impresa, voglio dire, ben bene, quindi sotto questo aspetto nessun problema. Il punto, la questione problematica è che cosa accadrà nell'ipotesi invece in cui con queste tre imprese, sebbene noi andremo, a quello che diciamo prima, andremo ad assegnare un termine entro cui ci dovranno evidentemente dire se fare un'offerta, presentare un'offerta a tutti gli effetti, se questa offerta non dovesse arrivare da parte di nessuna di queste imprese o se dovesse arrivare un'offerta ma che poi magari non dovesse essere giudicata valida perché magari carenza dei requisiti eccetera, è chiaro, rispetto alla BAP. Che succede in questo caso? Questo poi è una questione che stamattina per esempio col prefetto parlavamo anche della clausola sociale, nel senso passaggio
che mi ha particolarmente colpito, a parte che era presente anche un ispettore della direzione del lavoro, convocato luogo proprio dal prefetto. E questo passaggio, vado nella sostanza, non posso ricordare a memoria, quindi riportare testualmente le parole, ma la sostanza del suo discorso era, guardate che la tutela per i lavoratori poteva essere più semplicemente anche soltanto quella di inserire il monte ore totale di lavoro, esattamente come praticamente aveva fatto la precedente amministrazione. E probabilmente questo, attenzione, perciò dico mi ha colpito, perché paradossalmente poteva essere una tutela in meno, fatemi passare questa espressione impropria, diciamo, una tutela in meno per i lavoratori, ma probabilmente forse un piccolo margine di convenienza in più per le imprese a partecipare. Cioè, in sostanza, quasi a dire, se tu vai, diciamo, a privilegiare la tutela del lavoratore, probabilmente crei qualche problema per l'impresa che vuole partecipare a quella gara. Viceversa, se tu dai una tutela inferiore al lavoratore, forse un margine di convenienza l'impresa la può vedere. Chiaramente parlavamo in termini puramente astratti, in termini puramente ipotetici, è ovvio. Un dato è certo, che nonostante una procedura di gara che ha attraversato due fasi e adesso la terza, manifestazioni, diciamo, di interesse pervengono soltanto adesso, qualcosa di strano c'è probabilmente nel bando, probabilmente in termini di convenienza, cioè è evidente che probabilmente le imprese non hanno ritenuto conveniente partecipare. È altrettanto vero però che se oggi comunque arrivano addirittura tre manifestazioni, forse non è proprio così, quindi c'è un po' da riflettere su questo aspetto. Consigliere Valerio, io ci voglio cercare di essere esaustivo rispetto all'interrogazione del consigliere Pizzarro, perciò mi trattengo. Credo di essere stato completo, non so se ho mancato qualcosa. Come? Supporto originale, ho pagato tutta la somma. Guarda, su questo onestamente mi riservo di controllare meglio, non perché non ti creda, Giuseppe, però. No. Sai perfettamente, anche perché a tratti l'abbiamo vissuto insieme queste fasi, no? Quindi ricorderai bene che appena ci siamo insediati, il servizio era stato già potuto dare a giugno, si poteva dare, così come è stato fatto, sia l'idico che il disabile, senza grossi problemi, diciamo, tra virgolette, anche perché la scuola era chiusa, voglio dire, quindi il problema poi ce lo siamo ritrovati a settembre. Nelle more rivedi il bando, la convenzione con la sua e quant'altro, quindi c'era anche un altro dirigente, tra l'altro, anche questo, voglio dire, è un elemento. Comunque mi riservo di verificare, magari possiamo verificare anche insieme nei prossimi giorni. Va bene, Presidente, io mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto, attenderò la risposta della storia. È già una vittoria, sì. Per me invece è una vittoria che il consigliere Grasso non aver urtato la sensibilità del consigliere Grasso, che stasera è particolarmente sensibile. No, sono parzialmente soddisfatto, spiego anche perché. Vabbè, a parte che non c'è una risposta, diciamo, sulla parte iniziale della mia interrogazione, magari tu mi farai pervenire. Lo so, però qui parliamo di soldini, siccome siamo particolarmente attenti. Lo so, hai ragione, infatti chiedo scusa se l'ho fatta con questo ritardo, ma ce ne siamo accorti solo. Sono parzialmente soddisfatto anche relativamente al resto della tua risposta, nel senso che prendo atto anche dell'esito, tra virgolette, positivo di questo incontro, ma ricordo di aver partecipato, sia pure in maniera contestata, insieme con il consigliere Valerio, a un altro incontro in prefettura, in prefettura, nel quale venne fuori la stessa identica situazione che è venuta fuori oggi, perché il prefetto disse allora, e diciamo su questo concordammo anche noi, che non ci dovevamo stare a preoccupare delle unità, dovevamo mettere il monte orario esattamente come era stato fatto in precedenza. E noi
e invece fu così. Quindi disse sì, prego. Disse, sempre tu, disse semplicemente, tu comune fai il ballo, come lo vuoi fare, lo fai, fai il ballo. Poi il discorso con i dipendenti, se lo vede i sindacati, esattamente, esattamente. Cioè, non entrò nel merito dicendo togli quello, no, 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 disse, to- no, non disse togli quello, togli quello, disse voi i dipendenti li tutelate facendo il bando che prevede, come sappiamo, la clausola sociale, dopodiché sarà la società che partecipa, che regolerà i suoi rapporti con i dipendenti relativamente al monte orario. Questo disse il prefetto e credo che sia la stessa cosa che ha ribadito oggi. La mia perplessità te l'ho manifestata anche lunedì quando ci siamo incontrati a Micali, ma l'avevo detto anche al funzionario Barbaro una ventina di giorni fa, 25 giorni fa, è che le ditte non abbiano partecipato, non per il numero dei dipendenti o per il monte orario. Ma io ho qualche perplessità su questo, vedremo se il tempo mi darà ragione. Perché io credo che siano altri gli ostacoli che abbiano impedito le ditte di partecipare. Perché quel bando aveva parecchi palettini, dal punto di vista, esatto, che non tutte le società, anche magari società di Lucera che si sono avviate adesso, o società del circondario. Io ho sentito, non in maniera diretta per carità, in maniera indiretta ho percepito che gli ostacoli non erano rappresentati dal numero dei dipendenti, ma dagli altri vincoli che erano stati inseriti nel bando. Per cui dissi anche al funzionario Parma, credo di averlo detto anche a te, forse sarebbe il caso di fare un giro di telefonate a quelli che notoriamente operano nel settore per capire dove il bando potrebbe essere modificato. Non bisogna del giro di telefonate. Ma no, speriamo che d'altra parte, voglio dire, anche dalla parte sindacale è arrivata qualche notizia. Sono se speriamo che mi sbagli. Allora, no, anzi, speriamo che non mi sbagli, perché se ci sono queste nuove dichiarazioni di interesse, probabilmente qualcosa verrà fuori. Quindi aspettiamo di vedere, mi aspetto da lei a questo punto anche per iscritto magari due righe su questa questione economica per capire bene che cosa è successo. Grazie. Garantisco la tempistica. Beh, vabbè. Lo sappiamo che siamo tutti onerati e oberati di bene. La seconda interrogazione, che spero di condurre con consigliere Grasso lo stesso pacatezza d'animo, sempre per non urtare la sua sensibilità. Sempre per non urtare la sua sensibilità. La vorrei fare in materia urbanistica, e quindi mi fa piacere vedere la presenza del mio assessore preferito dopo di te, Francesco. Assessore di Giorgio. Per non parlare del sindaco. Ed è relativa al PUG, al nostro amico PUG. Io mi preoccuperei perché se è lui l'assessore preferito. No, vabbè, sto chiaramente bluffando, sindaco. Ce lo vogliamo andare, anche per un fatto di galanteria non direi mai una cosa del genere. No, ci sono due donne, certamente preferisco. Allora, andiamo, facciamo i seri, perché sennò poi ci tacciano di essere troppo morbidi. Dunque, io ho preso visione, devo dire l'ho dovuto fare andando a chiedere le copie presso l'ufficio, mentre in realtà questi atti dovevano essere pubblicati secondo me da subito sul sito, come poi è stato fatto a seguito anche delle mie segnalazioni, degli atti che sono stati trasmessi a Bari, in particolare della relazione di adeguamento sottoscritta dal professor De Salvia, di adeguamento alla delibera di Consiglio Comunale 44, se non ricordo male, del 30 marzo del 2015. A beneficio di chi non conosce la questione, in pratica si tratta di una relazione nella quale il redattore del PUG dice: abbiamo recepito a seguito della delibera del Consiglio queste modifiche e il risultato finale è questo. Mi è saltato però, diciamo, come dire, subito all'occhio un passaggio di questa relazione, nel quale il professor De Salvia
parla, cita, diciamo, riporta anche uno scambio epistolare che c'è stato con l'amministrazione, perché il professor De Salvia, dopo aver fatto il suo excursus e aver recepito, diciamo, tutte le indicazioni intervenute con le osservazioni, si ferma su tre punti e dice, in sostanza, ci sono tre punti su cui ci sono delle modifiche rispetto alla delibera del Consiglio Comunale. E questi tre punti sono: uno relativo ad Aro PA, ambito di riordino di volte antiche, dove è stata prevista una cubatura in più e dove è stato previsto, mi corregga se sbaglio, un intervento diretto per una parte di quell'area senza del PUE. Poi c'è un altro intervento che era relativo a una tematica che è stata oggetto di grande contestazione quel giorno, come forse lei ricorderà, e cioè Aro UF, ambito di riordino di via Foggia, perché c'era stata quella vostra osservazione con cui dicevate che quella era un'area lontana dal centro, che non era lontana dai servizi, e quindi proponevate di togliere togliere la cubatura per utilizzarla altrove, e nell'altra parte dell'osservazione dicevate anche dove volevate utilizzarla quella cubatura, e cioè sui famosi e tanto contestati 13 ettari di via Biccari, CRM SP, appunto, la terza parte su cui si sofferma il redattore del PUG, perché anche su questi 13 ettari, dove da delibera di consiglio erano previste una cubatura di 0,8 metri cubi per metro quadro, a seguito, diciamo, di questo passaggio la cubatura è stata ridotta, quindi in maniera, dico io, difforme, lo dice per la verità anche il redattore del PUG, rispetto a quello che avevamo deliberato in consiglio comunale. Ora vorrei capire, assessore, anche se in parte, diciamo, lei ha già risposto con una lettera, ma credo che sia opportuno che rappresenti al consesso comunale questa questione, per quale ragione, a seguito di queste tre modifiche, che noi peraltro, diciamo, condividiamo, perché vanno in gran parte nella direzione che avevamo prospettato in consiglio comunale, consigliera Nino se n'è andata, mi dispiace che se n'è andata, perché se n'è andata apposta quando diceva che noi non partecipiamo mai, non diamo mai il nostro parere, ma nella direzione che noi avevamo sottolineato. Ci fa capire, assessore, per quale ragione non è stato fatto un ulteriore passaggio in consiglio comunale per ratificare queste tre modifiche? Allora, innanzitutto chiariamo subito quest'ultimo aspetto qua. La legge regionale non prevede ulteriori passaggi del PUC per recepire o altri atti successivi, perché la circolare numero 1 del 2008 della Regione Puglia stabilisce che sono il progettista e il responsabile del procedimento che attestano la conformità delle modifiche apportate al PUC in ordine alle osservazioni ricevute. Naturalmente, quelle, diciamo, votate e approvate dal Consiglio Comunale. Naturalmente il Consiglio Comunale, nella nuova procedura istituita con il TRAC regionale, ha comunque l'ultima parola sull'approvazione del PUC, perché adesso l'approvazione, come sapete, la fa il Consiglio Comunale. In sede di Consiglio Comunale, naturalmente, il Consiglio, che è comunque sovrano in questo aspetto, è liberissimo di magari non approvare il PUC, ritenendo che alcune modifiche non siano state fatte nella maniera corretta. Il professor Di Salvia, in quella lettera che mi inviò, mi faceva presente che c'erano su questi tre aspetti non delle difformità rispetto alle osservazioni, bensì degli elementi di carattere soggettivo. Allora, sulla AROPA sono numerosissime le osservazioni che sono giunte relativamente alla esiguità delle cubature ivi previste, e sono state accolte dal Consiglio Comunale. Naturalmente il Consiglio Comunale non accoglie l'osservazione in modo quantitativo, cioè la delibera di accoglimento dell'osservazione naturalmente rappresenta una sorta di indirizzo, non si accoglie portiamo la cubatura da 0,3 a 0,4, anche perché le osservazioni pervenute, ne sono pervenute diverse, chiedevano un aumento della cubatura, quindi è chiaro che poi questo va soggettato a una verifica del fabbisogno del PUC complessivo
e il professore, dopo aver fatto le sue verifiche, ha detto: guardate, io qua la cubatura che posso mettere è questa, adesso non ricordo neanche numericamente quale fosse. Inoltre invece la divisione della zona aropia in due, che era stata chiesta se non ricordo male nelle osservazioni che abbiamo presentato proprio noi come gruppi politici di maggioranza, è scaturita dal fatto di dover preferibilmente consentire gli interventi edilizi diretti in una zona del piano particolareggiato e la loro osservazione è stata ricepita parzialmente dal professore, tant'è vero che poi alla fine ciò si è concretizzato nella divisione della zona in due, prevedendo nella zona inferiore, quella meridionale, dove ci sono dei lotti definiti con anche una rete stradale già individuata in maniera abbastanza chiara e netta, degli interventi edilizi diretti, mentre invece nella zona a nord della Aropia è stata lasciata la previsione di un piano urbanistico. Il professore comunica queste sue scelte per rendere edotto, diciamo, il sottoscritto nella fattispecie, diciamo, la maggioranza su queste misure che ha preso. Naturalmente noi non abbiamo avuto, diciamo, nulla da obiettare a questo. Sono delle scelte che comunque spettano sempre anche al progettista e riteniamo che siano comunque conformi agli indirizzi, questa è la mia opinione, all'indirizzo del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda invece le cubature su Via Foggia, che lei ricorderà, non è così, cioè noi non abbiamo mai detto, questo lo dicevate voi nella seduta di Consiglio Comunale, che noi volevamo togliere tutto lì, volevamo eliminare tutte le cubature, si parlava di asimmetrie, di città triangolari, eccetera. In realtà io lo dissi anche allora, dissi che non c'era nessuna volontà, basta leggere le osservazioni. Noi quello che abbiamo chiesto è che nel caso in cui la cubatura prevista sui 13 ettari nel computo generale non fosse coperta dal fabbisogno approvato con il DPP, allora in quel caso si sarebbero dovute togliere cubature alla zona su Via Foggia. Questo era un discorso ipotetico, bisognava fare delle verifiche. Le verifiche sono state fatte. Siccome all'epoca dell'adozione del PUC e del recepimento dell'area dei 13 ettari della passata amministrazione su una nostra proposta, fu individuato un indice di 0,8 su quell'area e io ho chiesto al professore di fare una verifica. Poiché l'edilizia prevista nei famosi famigerati dei 13 ettari su Via Piccari è un'edilizia di tipo estensivo, quindi sono previsti lotti con un'area verde, case che sono al massimo alte due piani e quant'altro, quindi non ci sono i palazzi delle edilizie economiche popolari come qualcuno è andato a dire a Bari. Ovviamente se si effettua una semplice operazione di calcolo anche approssimativo, dovendo garantire comunque degli standard agli abitanti in termini di verde, istruzione e quant'altro, si scopre che con un indice di 0,8 le case lì dentro non c'è. Quindi è del tutto superfluo prevedere un indice di 0,8 quando praticamente poi non riesce proprio fisicamente a posizionare gli edifici su quell'area. È stata fatta una simulazione e il professor Di Salve mi ha riferito che gli obiettivi dell'amministrazione potevano essere benissimo garantiti con un indice di 0,5. Non vedo perché avremmo dovuto lasciare quell'indice di 0,8 che sarebbe stato del tutto inutile. Questo abbassamento, questo piccolo abbassamento, questo abbassamento dell'indice è stato sfruttato per evitare di andare a creare delle situazioni, diciamo, nella zona su Via Foggia che avrebbero potuto prevedere delle diminuzioni di cubatura. E quindi diciamo che in un certo senso è stata lasciata intatta quella zona lì senza apportare nessuna modifica. Questo per quanto riguarda invece, su questo direi che ho concluso, insomma, perché questo è il contenuto di quella missiva. Se lei legge tutta la missiva e anche la mia risposta, dove io mi limito semplicemente a prendere atto di questa comunicazione, perché non è un atto amministrativo di approvazione o di adozione o quant'altro. Per quanto riguarda invece la questione della pubblicazione, bene, quando noi abbiamo ricevuto la risposta del professor della sua relazione, la relazione del professor Di Salvia, abbiamo dato subito mandato agli uffici di pubblicare le tavole così modificate. Naturalmente si tratta di circa 70 elaborati che devono essere pubblicati, sono dei file in formato PDF, a un certo peso e quant'altro.
quindi l'operazione di pubblicazione ha richiesto qualche giorno. La sfortuna ha voluto che il dipendente che si occupa delle pubblicazioni degli atti su internet, il signor Luca Montanaro, si era preso in quel periodo qualche giorno di ferie, quindi è stato per un mero disguido che non abbiamo pubblicato con prontezza e rapidamente tutti gli elaborati, anche perché gli uffici erano impegnati a fare le copie sui CD e a inviarli a tutte le autorità, quindi mi dispiace di aver creato, diciamo, questo piccolo intoppo, questo piccolo inconveniente, ma come tutti sanno oggi gli elaborati sono disponibili sul sito del Comune. Non so se è soddisfatto della risposta o se vuole qualche ulteriore chiarimento. No, in realtà no, assessore, nonostante lei sia il mio assessore preferito, non sono rimasto soddisfatto. No, le spiego perché. Allora, lei fa riferimento alla circolare numero 1 del 2005, che è una circolare della Regione Puglia. No, 2005, scusa. Circolare che affronta una serie di temi, tra cui uno che io ritengo pleonastico. Cioè, che cosa dice la circolare? Non c'è bisogno di un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale dopo la delibera che ha approvato le osservazioni, quando si tratta semplicemente di attestare la rispondenza tra ciò che è stato deliberato dal Consiglio e le tavole che vengono portate all'attenzione della Regione. Non c'era bisogno della circolare, effettivamente, per addivenire a questa conclusione. No, mi faccia concludere, poi ripeto, siccome diciamo ormai qui siamo tra amici, no, giusto Giuseppe, possiamo discuterne tranquillamente. Questo è pacifico che sia così, lo dice la legge regionale, non c'era bisogno della circolare. Qui però siamo, a mio avviso, in un'ipotesi diversa. Ecco perché quei richiami che lei fa e che ha confermato stasera nella lettera è un richiamo che io sinceramente non condivido, per una ragione molto semplice, perché lei dice non ci sono difformità. Non è vero che non ci sono difformità, lo dice il redattore del PUC, il quale dice: si sono pertanto operate delle modifiche sulla base di un'ipotesi di bilanciamento degli elementi variati. Quindi ci sono delle cose che non erano contenute nella delibera del Consiglio Comunale, che, lo voglio ricordare, anche se noi ci siamo astenuti o ci siamo allontanati, non mi ricordo, rimane comunque l'organo supremo. Quella osservazione che lei ha aggiunto stasera sinceramente mi lascia ancora più perplesso, e le spiego per quale ragione. Perché lei dice: ci sarà poi un successivo passaggio, dopo che sarà tornato dalla Regione, passaggio in cui il Consiglio Comunale sarà padrone di dire se gli piace o no. E no, non è la stessa cosa, mi permetta, perché saranno passati dei mesi nel frattempo e quindi si sarà perso altro tempo. E se il Consiglio Comunale in quel momento non dovesse essere d'accordo, lei sa che si riaprirebbe una nuova fase, quindi questo significherebbe andare a perdere altro tempo. Quando lei dice che questi interventi sono conformi all'indirizzo del Consiglio, forse può valere per AOPA, cioè Porte Antiche, parliamo in italiano, ma certamente non possiamo ritenere conformi agli indirizzi del Consiglio né via Foggia, località San Mitro, né i 13 ettari, perché i 13 ettari da noi super contestati, ma rispettiamo la scelta dell'amministrazione, nel momento in cui c'è una delibera di Consiglio Comunale che dice che lì ci sono 0,8 metri cubi per metro quadro, se voi li volete ridurre o togliere, noi siamo ben felici, perché ci date ragione su una cosa che stiamo dicendo dall'inizio. Ma formalmente ci deve essere il passaggio in Consiglio Comunale, che deve, prima di trasmettere a Bari con un'attestazione di conformità che a questo punto lascia il tempo che trova, questa è la sua opinione, questa è la mia opinione, certamente, stiamo parlando di opinioni, penso che anche quella sia la sua opinione, no, non penso che la sua è legge e la mia è un'opinione, parliamo di interpretazioni, anche perché la materia urbanistica, come lei può insegnarmi, è molto complicata, per cui io avrei evitato al posto vostro di porre un'ulteriore, diciamo, spada di Damocle su questo PUG che oggettivamente non ne necessitava di altre, perché già ne ha sufficienti, voglio dire, no, sul suo cammino. Quindi a mio avviso, ecco, avremmo apprezzato, capisco che sarebbe stato per voi difficile perché sareste dovuti venire a dire qui in Consiglio Comunale
che una volta tanto, consigliere Grasso, una volta tanto non succede mai, che una volta tanto noi avevamo ragione. Però al di là di questa polemica, questa super polemica, al di là di tutto, credo che sarebbe stato un, diciamo, un atto di chiarezza, un atto di trasparenza e soprattutto un atto di regolarità. Perché se domani mattina ci dovesse essere qualcuno, domani mattina intendo quando il PUC verrà definitivamente approvato, quando e se verrà definitivamente approvato, certo, ci dovesse essere qualcuno che questo PUC non lo ha, e sicuramente ci sarà qualcuno, certo, avrà diverse ragioni per poterlo impugnare già soltanto dal punto di vista formale, e oggi gliene avete fornita un'altra, oltre a quella che avete fornito insieme con gli amici del centrodestra il 15 di maggio del 2015, votandolo in un momento in cui oggettivamente sappiamo che ci potevano essere dei ricorsi, insomma. No, noi non faremo nessun ricorso, assessore. Qualcuno li farà. Non siamo noi a fare ricorso, sarebbe diciamo, è assurdo che lei possa pensare questo, non sono certamente io a fare ricorso, però siccome io faccio il consigliere comunale, bene o male, non lo sappiamo, vedremo, il tempo deciderà se sarò stato bravo o se sarò stato cattivo. Quando dico delle cose, non le dico per mettermi medagliette o per apparire più bravo o meno bravo di qualcun altro, ma lo dico perché ritengo di poter fornire un mio modestissimo contributo, a una evoluzione dal punto di vista urbanistico che la città sta aspettando da tempo e che è necessaria. Per cui se riusciamo a portare, indipendentemente dalle scelte che da parte nostra saranno contestate, perché per me i 13 ettari, l'ho detto 50 volte, sono una follia, voi avete una legittima posizione contrastante, per carità, avete il diritto di portarla avanti. Ma indipendentemente da questo, secondo me l'intento che deve essere comune in questo momento è un intento a fornire alla città, ripeto, al di là delle scelte concrete, uno strumento che sia formalmente corretto, per evitare che nella materia urbanistica ci siano ulteriori contenziosi, che sono peraltro quelli che da anni ci stanno creando problemi. Perché abbiamo parlato a lungo di questo, perché è una cosa che abbiamo fatto sia la legge. Noi riteniamo che ci siamo anche a base del parere del segretario generale, ci siamo a base del parere del professore, insomma, non è che ne abbiamo fatto una cosa così. Riteniamo anche a parere di persone che insomma sono esperte e titolate a parlare in questo sicuramente molto più di me, insomma, ovviamente, che sia questa la strada, sia stata fatta la scelta giusta. È normale che quando si prende un buco, si fanno delle osservazioni, le osservazioni vengono accolte, e ripeto, molte delle osservazioni, moltissime, forse la stragrande maggioranza, non erano delle osservazioni puntuali, tipo da 0,5 mi dovete mettere 0,8, oppure questa zona si deve essere, diciamo, ma non è il nostro caso, assessore, io potrei essere lasciami finire, così poi la smetto subito. No, volevo solo puntualizzare questo aspetto. La maggior parte delle osservazioni sono delle osservazioni generiche, che esprimono più che altro delle volontà, ma non precisate con dei numeri esatti e definiti. Spesso il professor Di Salvia, nell'esprimere i suoi pareri, ha dato dei pareri di parziale accoglibilità, noi li abbiamo recepite quelle osservazioni, chiaramente demandando al progettista, come bisogna fare, le soluzioni che lui riteneva opportuno e le misure che lui riteneva opportuno adottare per dare soddisfacimento a quelle osservazioni. Nella relazione finale lui relaziona, credo in maniera anche abbastanza dettagliata, insomma molto, molto precisa, dice per quale motivo lì è stato fatto questo, per quale motivo lì è stato fatto questo. Naturalmente, insomma, noi condividiamo quelle conclusioni, perché le abbiamo lette anche noi, le abbiamo condivise, quindi noi come maggioranza siamo soddisfatti del lavoro che ha fatto il professor Di Salvia, quindi non avremo problemi domani ad approvare, quello intendevo dire, quando poi il Consiglio Comunale comunque è diciamo domine del procedimento. Naturalmente sa perché non ha molto senso fare degli ulteriori passaggi in Consiglio Comunale? Perché ad esito dell'esame della Regione, del PUC, sicuramente interverranno ulteriori modifiche, perché la Regione ovviamente potrebbe definire
potrebbe definire che certe cose non vanno bene, non sono conformi al PPDR, oppure non sono di gradimento su base ovviamente normativa, legislativa, di indirizzi eccetera, anche perché, questo vorrei spiegare un po' a tutti, il PPTR, che è lo strumento sovraordinato al PUC, non è uno strumento prescrittivo che dice qui bisogna fare bianco, qui bisogna fare giallo, è uno strumento che detta delle linee guida, delle linee di indirizzo, insomma è molto... Ecco, se l'urbanistica era una materia fumosa, come dicevamo prima, questo proprio è il principe, insomma, degli esempi che si possono fare. Quindi è soggetta a delle valutazioni, a delle, anche delle contrattazioni, se vogliamo, da un certo punto di vista, quindi delle conferenze di servizi dove si esaminano tutti gli aspetti. Quindi non è escluso che il piano, alla fine, subirà ulteriori modifiche e arriverà con modifiche per l'approvazione finale. Prego, sindaco. Per essere a scanso di equivoci, sempre sulla questione 13 ettari, dove chiaramente per voi è una follia legittima la vostra considerazione, per noi invece è un'assoluta opportunità. E la osservazione che noi facemmo testualmente recitava proprio quello che poc'anzi diceva, perché poi l'italiano per fortuna insomma serve proprio per, chiaro che poi quando si fanno invece le disquisizioni, permettetemi il passaggio ideologico, è chiaro che si travisano un po' le cose, ma noi dicemmo esattamente questo, dovessero servire delle cubature da destinare a quella area, noi preferiamo che quelle cubature vengano prese da quella parte. È implicito chiaramente che non dovessero occorrere, è chiaro che questa necessità non c'è, quindi non c'è alcun tornare indietro su nessuna posizione, perché noi siamo sempre convinti che nel caso in cui ci fosse stata una esigenza, eravamo convinti di toglierli là, li avremmo tolte là e li avremmo messe là. Siccome questa ipotesi non c'era, non c'è stata, beh, mi sembrava veramente assurdo. In quel caso, sarebbe stato, forse si apriva la stura a qualche contenzioso, perché in buona sostanza in quel caso sarebbe stato necessario ritornare in consiglio comunale ad allontanarlo, perché nel caso in cui ci fosse stata la necessità di spostare delle cubature previste su via Foggia, su via Piccari, beh, è chiaro che si andava a variare in maniera sostanziale in peggio per qualcuno che sicuramente aveva qualcosa, aveva il diritto di poter ridire su quella scelta, e quindi si sarebbe per noi fatta la valutazione contraria, quindi di riandare in consiglio comunale. Ma non essendo accaduto questo, e che quindi quella nostra previsione viene fatta salva con già le cubature esistenti, non c'era questa necessità, e quindi evitiamo questo passaggio pericoloso. Poi ripeto che questo PUC non piaccia a tutti, è chiaro, ma secondo me è una mia personale idea, qualsiasi PUC non piace a tutti, a più di qualcuno non piace proprio il PUC, perché se non fosse così non ci sarebbe stato un così tanto ritardo nel, e c'è ancora, perché non è che è terminato l'iter.